Buongiorno ragazzi, anzi buonasera, buona domenica, buon qualsiasi ora e giorno voi stiate guardando questo video. Allora, oggi faremo un video su The Sims, uno speed build a tema natalizio. Proverò a fare una specie di mercatino di Natale, un posto dove i nostri personaggi potranno andare e, non lo so, assaporare un po' l'atmosfera che inizia ad esserci a dicembre. Come lotto ho deciso di metterlo come generico semplicemente perché non sapevo che altro genere di lotto mettere, se bar o non lo so, parco, qualsiasi altra cosa. Allora alla fine io ho lasciato generico, però ovviamente voi potete modificare qualsiasi cosa che magari non vi piaccia, e vi ricordo che ovviamente potete trovare le mie creazioni, le mie, come si dice, costruzioni nella galleria di The Sims 4, e vi lascio giù nell'info box il mio nome, che non me lo ricordo, dovrebbe essere tipo Julie Love The Sims, una cosa così, non lo so, vabbè, comunque sia, sappiate che ovviamente ho attivato il trucco che disabilita la griglia, perché sennò tante cose non avrei potuto posizionarle, perché il gioco mi dice no, non voglio, quindi ho utilizzato il Movject Tekizen On, vabbè, ve lo scrivo anche questo nell'info box perché facciamo prima. E niente, ho avuto un po' di problemi perché insomma appunto la griglia comunque sia dei muri soprattutto c'è, rimane, ad esempio per il bagno dopo vedrete che soprattutto col tetto ho avuto veramente un sacco di problemi, però alla fine è venuto carino, mi piace molto, è molto, come si dice, confortante, molto amorevole, non lo so come posto. Ho comunque sia inserito un'area, diciamo, cibo, quindi dove i sim possono assumere un barista per 100 simoleon, oppure farsi direttamente loro il caffè, se non sbaglio. Comunque sia, insomma, ho messo la cosa della caffetteria, poi ci ho messo i tavoli fuori, poi ho messo il pozzo dei desideri, l'albero di Natale in centro che fa proprio tipo New York. Ho messo tutte le decorazioni natalizie che ci ha regalato The Sims 4, perché per chi non lo sapesse The Sims 4 ha fatto il pacchetto delle feste gratuito, nel senso te lo regaliamo noi visto che è per Natale, e quindi tutte le cose che comunque vedete all'interno del gioco non sono scaricate, alcune cose ovviamente sono di tutte le espansioni che ho, e le ho tutte, quindi non me ne manca nemmeno una, sì lo so, sono una fanatica, però comunque sì, insomma, non sono rimasta col gioco base perché sennò avrei potuto fare poco, però insomma, se le avete anche voi e la scaricate qui sotto, lo troverete proprio così. Spero che questa idea vi piaccia. Nel prossimo gameplay ovviamente addobberemo anche la casa di Jay e Alexis e faremo tutte le cose natalizie che ci propone il gioco, andremo anche in questo lotto e insomma lo useremo ovviamente. E niente, io vi mando un super bacio e fatemi sapere qua sotto con i commenti se vi è piaciuto e se volete degli altri lotti o se volete che vi faccia una casa da prendere in affitto, tutte quelle tipo baita di montagna, non lo so, fatemi sapere tutto qua sotto. Io vi mando un super bacio e noi ci vediamo al prossimo video.